commenta il fatto del giorno Maurizio Cattaneo, direttore dell'Arena. La lingua italiana come baluardo di democrazia nel periodo di internet e dei social. Oggi parleremo di questo. Oggi si celebra la Giornata internazionale della lingua madre. Promossa dall'UNESCO a partire dal 1999, la giornata vuole celebrare la lingua come strumento di conservazione del patrimonio culturale di ogni popolo. La lingua, come afferma l'UNESCO, è strumento di conservazione del patrimonio culturale. E questo è tanto più vero per quanto riguarda il nostro paese e l'italiano, visto che, sempre secondo i dati dell'UNESCO, oltre il 40% di tutto il patrimonio culturale mondiale è rappresentato dall'Italia. Ma poi l'italiano è la lingua di Dante, è la lingua della lirica ed è la lingua anche di un certo made in Italy economico che va per il mondo e significa qualità. Perché tutelare le lingue in un momento in cui si parla in inglese e l'inglese diventa la lingua importante? Perché nell'epoca di internet, dei social, di una comunicazione troppo spesso superficiale, la tutela di una lingua come l'italiano è anche in qualche misura baluardo di democrazia. Ma poi, come per quanto riguarda il nostro paese, bisogna ricordare che la lingua è stata una delle collanti principali anche nel dopoguerra. E mi piace ricordare in questa sede, e non so chi ricorda questo, i programmi della RAI, i primi programmi, quando proprio un professore in cattedra raccontava e spiegava l'italiano in Italia dei dialetti. Ecco, quella è la RAI che ci piace, quella è la RAI che faceva e in qualche modo anche oggi fa servizio pubblico.